Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo spazio. Io sono la Sil e anche oggi ovviamente parliamo dei nostri amici di carta, dei libri. Gennaio è finito, ciaone, infinito, un mese lunghissimo, che però devo dire mi ha portato a fare delle letture bellissime. Ho letto tanto, tanti libri piccoli, però tanti. Due fiabe molto cupe e molto dark, un saggio meraviglioso che veramente mi ha coinvolta a livello emotivo tantissimo, dei romanzi e due libri dedicati alla memoria, quindi alla Shoah. Adesso ve ne parlo, ma prima voglio sapere come sono andate le vostre letture. Spero abbiate fatto delle belle letture appaganti, e perché alla fine si sa, se noi lettori facciamo letture che ci piacciono, ci fanno sorridere, ci appagano, la vita ha tutto un altro sapore. Detto questo, prima di raccontarvi queste letture fatte durante tutto il mese di gennaio, vi lascio al minuscolo recap di vita, ecco, di vita quotidiana. Quindi 3, 2, 1, let's go! Rieccomi. Allora, dicevamo, io aspetto i vostri titoli qua sotto nei commenti e adesso andiamo con i miei. Allora, io come da tradizione comincio l'anno, ormai da non so quanti anni in realtà, con un libro di Tolkien del mio cuore. Cosa ho scelto questa volta? Ho scelto una fiaba molto avventurosa e anche molto tenera. Il libro in questione è appunto di Tolkien, Roverandom, Le avventure di un cane alato. È edito Bompiani, 11 euro per 170 pagine circa. Il font e l'interlinea sono molto molto grandi, tutto molto comodo. Allora, mi è piaciuto tanto, questa qui è la copertina, e voglio farvi vedere le illustrazioni meravigliose che ci sono all'interno di questa edizione, ovviamente illustrazioni fatte da Tolkien, dall'autore. Allora, che storia? Ovviamente la fantasia di Tolkien non devo certo presentarvela io. Vi dico che in questa fiaba siamo nel 1924, quando un fatto realmente accaduto, tutta la famiglia Tolkien va in vacanza, va al mare e uno dei suoi figli perde il suo giocattolino preferito. E cosa fa Babbo Tolkien dalla mente non geniale di più? Va a creare una storia che ha come protagonista proprio il giocattolino perduto da suo figlio. Questa per me è una roba genialissima, cioè la grandiosità di questa favola sta proprio in come Tolkien l'ha creata e perché, per alleviare il dolore del figlio che aveva perso il suo giocattolo preferito. È una storia che porterà il lettore in un mondo fantastico, ovviamente popolato da draghi, da stregoni, da creature marine, da abitanti della luna e appunto il protagonista è Roverandom, questo cane alato che farà delle peripezie veramente divertenti, sono avventure e anche disavventure. Tra le pagine di questa storia creata dal professore, da Tolkien, non mancano i significati nascosti e la morale, quindi non pensate di leggere una fiabetta così, perché se state attenti, se siete lettori che conoscete la penna di Tolkien, sapete che attorno a tutto il mondo fantastico che lui crea c'è sempre un significato grande. I riferimenti alle
Altre sue opere ci sono, se appunto siete degli amanti del mondo di Arda, creato dal professore, li troverete senza dubbio. Io mi sono, ho riconosciuto, diciamo, delle descrizioni che mi hanno riportata a Lorien, ho ritrovato delle poesie di Tom Bombadil e poi c'è una descrizione di uno stregone che mi ha ricordato un personaggio molto molto famoso, molto noto per chi ama appunto Tolkien. Per chi è questa storia? Per gli amanti del fantastico, innanzitutto. Per gli amanti di Tolkien, in secondo luogo, assolutamente, secondo me è una fiaba che chi ama la pena di Tolkien deve leggere assolutamente, anche perché, ripeto, la motivazione del perché lui l'ha scritta è bellissima, ma anche per un genitore che ha voglia di fare una lettura con figlio oppure nipote, quindi un adulto che legge con un giovanissimo o giovanissima lettore o lettrice. È una bella combo, secondo me può essere un momento molto bello di condivisione di una storia bellissima che farà sorridere sia il piccolo, ma credetemi anche l'adulto, quindi è un super sì, ma Tolkien è sempre un super sì, non credo certo di dovervelo dire. Quindi ecco, prima lettura dell'anno col professore e si comincia a vele spiegate. Bene, direi di andare avanti. Proseguiamo con la seconda lettura dell'anno, che è stato un romanzo molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. È uscito da poco, ve lo faccio vedere subito. È di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, edito da Einaudi, 18,50 € per 355 pagine circa, fonte interlinea, il classico Einaudi, molto agevole. Allora, che libro, che storia? Io non avevo mai letto niente di Paolo Genovese, avevo visto però i suoi film, due mi sono piaciuti tantissimo, The Place e Perfetti Sconosciuti, che è uno dei miei film del cuore, quindi lo conoscevo, tra virgolette, come regista, non come autore. Ho piacevolmente ritrovato la sua impronta. Che avevo, è molto riconoscibile secondo me lui nei suoi film, l'ho ritrovata anche in questo romanzo e questa cosa mi è piaciuta molto, sono sincera, perché lui crea sia nei libri ma anche nei film queste storie di vita vera. E sono tutte storie che sembrano semplici, ma in realtà vanno a mescolarsi a vite, su dinamiche di vita proprio, che rendono il tutto estremamente reale. In questo romanzo abbiamo sei personaggi, tre coppie. Non si crea mai confusione perché l'autore riesce a delineare sia le coppie che i personaggi in maniera eccelsa, quindi non si fa mai confusione tra queste anime, tra le personalità, i caratteri, i pensieri di tutti loro, assolutamente. Questi sei personaggi hanno in comune i segreti, quindi queste tre coppie sono legate in un modo o nell'altro da dei segreti, ma non il segreto a fin di bene o i segreti blandi. I segreti, quelli dell'anima, quelli che ti consumano, ti logorano, i segreti veramente grossi. Sono storie di vita che si mescolano, si parla di ricordi, di dolori, di lividi, di problemi non risolti, di occasioni, di amori, di passioni, di famiglie, di dubbi, di paure. È tutto molto estremamente umano in questo romanzo. La storia è intrigantissima, già dai primi capitoli l'autore riesce a catturare l'attenzione di chi sta leggendo questa storia, è molto simile a una calamita, una volta entrati nelle dinamiche di queste coppie si vuol sapere, si vuol capire dove si va a parare, l'autore ci fa entrare a 360 gradi nelle vite di questi personaggi e anzi ci fa entrare nei loro pensieri, quindi noi arriviamo a conoscere
queste anime in maniera veramente intima, molto intima. Ne conosciamo i pensieri, i dolori, i dubbi, le paure, le felicità, i desideri, qualsiasi cosa. È una storia estremamente coinvolgente, e proprio per questa sua impronta che acchiappa il lettore e lo porta con sé, lo trascina fino alla fine, confoga, perché vi giuro, si legge veramente. Si mangiano le pagine. Secondo me è uno di quei romanzi perfetti per chi è in totale blocco del lettore, per chi non sa cosa leggere, per chi è un po' stanco magari a livello proprio di letture, che ultimamente non ha fatto grandi sorrisi o comunque ha letto cose che non l'hanno soddisfatto appieno. Ecco, secondo me questo è un libro che può far recuperare al lettore la voglia, l'entusiasmo di entrare in una storia. Quindi secondo me è il suo punto forte, però è anche un romanzo fruibilissimo per tutti, che fa riflettere molto, perché anche nei film suoi c'è sempre un'enorme riflessione sulla società in cui viviamo, sulle dinamiche di vita e quant'altro. Quindi io ve lo consiglio tantissimo, perché è tanta roba, sia il libro sia i film. Se non li avete ancora visti, recuperateli. Almeno The Place e Perfetti Sconosciuti sono quelli che ho visto io, e sono tanta tanta roba, quindi super super sì. Poi andiamo avanti con un libricino, questo è proprio Ino Ino Ino, di Neri Pozza, La montagna vivente, di Amitav Ghosh, penso si dica così, apologo per i nostri tempi. Costa 10 euro, sono pochissime pagine, 57. Fonte interlinea, come vedete, tutto molto grande. Tra l'altro ci sono delle illustrazioni molto significative ed evocative. Allora, La montagna vivente, ecco qua la copertina, molto molto. È piccolissimo, questo libro, è proprio, è come la mia mano, è molto piccolo. Allora, è breve ma intenso, ecco. Credo che sia il modo giusto per definire questa fiaba molto nera, molto cupa. È un'enorme allegoria sul nostro presente e futuro. Quindi si parla di argomenti quotidiani e si fanno anche delle ipotesi future. Siamo in un'epoca indefinita, ok? E i significati che vanno a mescolarsi a quella che è questa fiaba sono veramente tanti, impattanti e attualissimi. Si parla di crisi, di cambiamento climatico, si parla della sopraffazione delle grandi potenze mondiali che schiacciano tutto il resto senza minimamente pensarci, si parla del colonialismo, ma alla radice di tutto ciò, di tutte queste argomentazioni e di questa fiaba, c'è la mancanza di buonsenso e la totale avidità dell'essere umano. Questo libricino è veramente un urlo all'attenzione, richiama proprio l'attenzione del lettore su quello che è il rapporto con il mondo, con la natura, con la terra, con le radici, con l'essere umano, primordiale. A me è piaciuto tantissimo, si legge ovviamente in una manciata di ore, ma vi assicuro che rimane molto impressa, perché è una fiaba che ha con sé argomentazioni veramente che sono dei pilastri portanti. Quindi io ve la consiglio tantissimo se amate un po' queste fiabe un po' scure, ma soprattutto se siete interessati a appunto questi argomenti che tratta, quindi la colonizzazione, la crisi climatica, perché dà una chiave di lettura molto netta, molto lampante. Ecco, quindi è un libricino, poi è bellissimo anche esteticamente parlando, a copertina, che per me è super, però come vi dicevo prima ci sono queste illustrazioni, questi disegni che sono veramente molto evocativi, quindi molto molto bello da leggere in primis, ma anche semplicemente da vedere.
Andiamo avanti con un'altra fiaba nera, particolarissima. Questa è una collaborazione, quindi io ringrazio tantissimo la casa editrice Edizioni E.O. che mi ha dato, mi ha inviato questa copia in anteprima. Questa fiaba è uscita il 24 di gennaio, quindi da pochissimo. Io ho avuto il piacere di leggerla in anteprima e mi ha fatto vivere un sacco di emozioni, adesso ve la faccio vedere. Tra l'altro è l'esordio dell'autrice Dorothy Tse, penso si pronunci così, Il professore e la ballerina del Carillon, costa 18 euro per pagine 181, fonte interlinea, molto comodi, molto agevoli. Questa è la copertina, molto molto bella e beh, inerente assolutamente alla storia, soprattutto il dettaglio di questo vetro del Carillon rotto. Allora, una storia che fa riflettere molto, una favola, che mette senz'altro in risalto la fantasia estremamente, moderna e atipica dell'autrice. Molto acuta la sua scrittura. Non troverete un fantasy classico, no? Troverete una fantasia tutta sua. Ma non è nemmeno definibile fantasy, è una fiaba, ecco, vorrei chiamarla così. Abbiamo a che fare con un so, non so, perché siamo in una città immaginaria, la città di Never, che però ci riporta un po', come ci dice l'autrice stessa, a Hong Kong. Quindi abbiamo a che fare con vite estremamente veloci, palazzi, tutto molto metallo, asfalto, vite settate, ecco. E la riflessione che ci porta a fare fin da subito, che il lettore percepisce subito, è tra bambole, macchinari, robot, plastiche, acciai, quanto l'essere umano riesce a essere appunto umano, oppure dai dai si trasforma, si trasformerà in un qualcosa di robotico, più simile a una macchina che a un essere umano. Questa è una domanda che tiene il lettore per mano per tutta la narrazione. Questo libro è un'allegoria, anche lui, perché va a rappresentare quello che è un urlo dilaniante verso i totalitarismi. È una favola nera, appunto, che va a schiaffeggiare l'apatia, l'indifferenza delle società attuali e contemporanee. La storia ve la racconto brevemente senza farvi spoiler assolutamente. Abbiamo, il nostro protagonista che è il professor Q. Non sappiamo mai il suo nome né cognome, professor Q, che è sposato, ha un lavoro stabile, però è uno stabile nì, nel senso ce l'ha, ma vorrebbe un aumento, non glielo danno, vorrebbe fare un passo avanti, non c'è verso, ha una vita agiata, però ristagna un po' in questa quotidianità, niente di nuovo, la sua vita con sua moglie è abbastanza piatta, quindi un matrimonio un po' noioso. Però il professor Q ha un segreto: lui ha una collezione di bambole che tiene nascosta, e tutto cambia quando il professore incappa in questa bambola, appunto, che è una ballerina del Carillon, e qui tutto cambia. Qui comincia anche a venir fuori quella che è l'allegoria portante della storia. All'inizio io mi sono sentita un po' spaesata, sono sincera, perché c'era veramente un'assurdità che mi regnava sovrana, ma quando poi l'allegoria, appunto, mi è arrivata, quando l'ho acchiappata, tutto ha preso un significato diverso e quindi la lettura mi è veramente scivolata tra le dita. Non mi sono resa conto di aver fumato questo libro dalla velocità con cui l'ho letta, perché volevo capire dove voleva andare a parare l'autrice. Il ritmo è incalzante, concitato, la trama si infittisce. Se gli date veramente il tempo di partire, si parla di pagine, non di 1.000 pagine assolutamente. Questa storia vi porterà veramente altrove. La sua fantasia spiccata vi terrà compagnia, vi farà fare un sacco di riflessioni e
vi farà provare anche una certa dose di inquietudine, ecco, sono sincera. Quindi per chi è? Per chi ama le storie che hanno un significato assolutamente, però anche molto surreali, molto oniriche, molto particolari, strane, ecco. Io consiglierei questo libro ai lettori strani. Perché secondo me qui ci sguazzano. Per me è stata veramente una bella lettura, piacevole, perché all'inizio mi sono sentita, come vi ho detto, un po' fuori luogo, fuori fase, in questa storia stranissima. Poi dopo mi ha acchiappato tanto. E questo mi piace quando i romanzi riescono a fare questa cosa. Quindi per me è stato un sì, ve la consiglio. Ovviamente non è una lettura per tutti, perché se siete amanti dei classici, di descrizioni naturalistiche, come sono anche io, però riconosco la particolarità di questa storia. Ecco, non è una storia per tutti, non è una storia per i classiconi, i lettori, che, non escono dalla propria comfort zone, perché io con questa storia sono uscita tantissimo dalla mia comfort zone, però sono rimasta soddisfatta. Quindi ecco, è uscito da pochissimo, lo trovate in libreria. Fateci un pensierino se avete voglia di un qualcosa di molto molto diverso. Andiamo avanti con una penna del cuore. Felicissima di averlo letto, ce l'avevo lì da un po'. Il libro in questione è di Mario Rigoni Ster. Una penna che io amo tantissimo. Sentieri sotto la neve. Eccolo qua. Einaudi. 10 euro per 113 pagine circa, fonte interlinea, il classico Einaudi. Allora, Marione Rigoni Stern, io lo adoro, adoro il suo modo di raccontare, il suo modo di parlare della natura. Qui abbiamo a che fare con dei racconti, che l'autore ci narra come se si fosse tutti insieme davanti a un focolare. Lui ha questo modo di raccontare che riscalda veramente tanto, è proprio bello, ammaliante, coinvolgente, poetico. C'è una sorta di malinconia che a me avvolge tantissimo. In questi racconti fa parlare quelli che sono anche i suoi ricordi di vita, fa parlare il silenzio della neve, i versanti un po' scomodi della montagna, fa parlare il vento, fa parlare le impronte della volpe, insomma, dà voce a tantissime cose e anche tantissime emozioni. Il primo racconto è abbastanza forte perché c'è un sopravvissuto del lager. Poi conosciamo, mi ricordo, Carlo, un personaggio che mi è rimasto tantissimo impresso perché è un pastore molto molto sulle sue, molto silenzioso e solitario, che ama le sue pecore e conosce i sentieri veramente come fossero le sue stanze di casa. Poi si parla di questo ragazzo che lavora nella segheria e che incontra un amore che però amore non è. E poi si parla dell'osteria di confine, quel luogo che racchiude tanti pellegrini, tanti camminatori, amanti della montagna, che si ritrovano a bere un bicchiere di vino e a raccontarsi pezzi di vita. Mario Rigoni Stern in questi racconti ci parla anche di sé, del suo orto, per esempio, delle sue montagne, delle sue sensazioni ed emozioni, pezzi di vita, anche dei suoi animali. Infatti, la storia dell'uccellino Bill mi ha toccato tantissimo. Ogni racconto, come fa sempre Stern, non è mai lanciato lì a caso, anzi, invita sempre il lettore a fare una riflessione sull'attualità, quindi sul mondo, sull'esterno, ma anche una riflessione privata, quindi interiore. Sono, secondo me, la sua è una penna che regala insegnamenti senza tempo. Io lo percepisco sempre così, quindi vi consiglio tantissimo di leggere Sentieri sotto la neve, ma anche quello che lui ha scritto in generale. Io voglio recuperare tutti i suoi scritti, piano piano ce la farò, perché è veramente una penna che ha tanto, tanto, tanto da raccontare, ecco, assolutamente. Super Stern, penna del cuore. Andiamo avanti, se no si sta una giornata a parlare di Stern. Allora, questo è un saggio che mi ha fatto piangere, ve lo dico proprio sinceramente. Allora, il saggio in questione è della Mondadori,
di Mark Rowlands, Il lupo e il filosofo, lezioni di vita della natura selvaggia. Costa 15 euro, 230 pagine circa, fonte interlinea, comodo. Io ringrazio tutto il cuore la persona che mi ha messo questo libro dalla copertina bellissima e dal contenuto meraviglioso tra le mani. Vi faccio vedere la copertina, eccola qua, bella. Allora, vi leggo quello che l'autore dice qua dietro. Credo di aver capito perché ho amato Brenin. Brenin è il suo lupo. Così tanto e perché sento così dolorosamente la sua mancanza adesso che non c'è più. Lui mi ha insegnato una cosa che non avrei mai appreso con i mezzi dell'istruzione ufficiale. Cioè che in una qualche antica parte della mia anima viveva ancora un lupo. Allora, brevissima introduzione su chi è Mark Rowlands. Mark Rowlands è un docente di filosofia dell'Università di Miami. Ha scritto altri saggi che recupererò senz'altro perché la sua penna mi è piaciuta tantissimo. E poi ha partorito questo libro, Il lupo e il filosofo, lezioni di una vita da natura selvaggia. È un saggio a tutti gli effetti, che però ha un 50% di vita vera. Quindi è un saggio con un'esperienza enorme e particolarissima. L'autore ci racconta di questo pezzo di vita che ha avuto l'onore ed il piacere di passare insieme a Brenin, che in gallese antico vuol dire re, era il suo lupo, ma no cane lupo, lupo cecoslovacco, lupo lupo. Se andate su Google e scrivete Mark Rowlands Brenin, vedrete l'immagine di loro due. Era un lupo vero. Non è, ci tengo a dirlo subito, non è il solito libro animalista, assolutamente, perché vi assicuro che troverete un sacco di nozioni. Abbiamo a che fare con l'autore che insegna filosofia, quindi in ogni pagina non mancheranno le riflessioni e anche le correnti filosofiche dei filosofi, come per esempio lui cita Heidegger, Hobbes, insomma ce ne sono tanti. E ovviamente a tutte queste correnti di pensiero lui va ad incastrarci quella che è stata la sua esperienza di vita insieme a Brenin. Allora, quindi, come abbiamo detto, le riflessioni filosofiche non mancano, le riflessioni di vita non mancano, l'emotività ce n'è a bizzeffe. Si imparano tantissime cose, assolutamente, ci si fa anche tante domande che l'autore proprio pone al lettore, sul tempo, sulla vita, sui legami con gli animali proprio, su come ci si possa adattare loro con noi e noi con loro, di che cos'è un branco, chi è capo di chi, se c'è un capo. Fa molta forza anche sull'argomento del tempo, non il tempo che passa, ma il tempo presente, di quanto noi esseri umani si sia molto più scimmieschi in questo, perché comunque deriviamo dalla scimmia, e ci si fissi molto di più sull'avere invece che sull'essere. Invece, il lupo è un animale che punta sull'essere, all'avere non gli interessa, lui gli importa del lupo che è, non di quello che ha. Questo noi ce l'abbiamo proprio da imparare, guardando gli animali, ma serve una dose enorme di umiltà che è roba sconosciuta. Allora, io ho divorato questo saggio. Io mi sono innamorata di questo lupo. Io conosco, la sensazione che racconta l'autore, più sensazioni che l'autore ci spiega. E mi sono ritrovata tantissimo nelle sue parole. Se cambio il lupo con un altro animale, ho capito tutto, cioè nel senso ho capito tutto, ho vissuto insieme a lui le stesse emozioni. Quando lui dice la gente mi prende per pazzo, anche voi lettori forse mi reputate pazzo, io non so quante volte nella mia vita mi sono detto la gente mi prende per grulla e effettivamente mi hanno preso per grulla perché io per gli animali perdo il nome e la ragione. Però tant'è, non sono la sola. Non sono la sola, ecco, felice di sapere questa cosa. Io mi sono ritrovata a piangere tantissimo perché ha riaperto una ferita e probabilmente non si chiude, quindi non è che ha riaperto, diciamo, è rientrato in una ferita e probabilmente non si chiuderà mai. Non voglio farvi spoiler, anche se c'è scritto qua sulla quarta di copertina che parla
del post, quindi Brennin a un certo punto muore, ce lo dice subito, ripeto, non sono spoiler. Però il modo in cui l'autore ci va a raccontare questa storia, di questa esperienza di vita insieme a questo lupo è bellissimo. Vi divertirete, scoprirete un sacco di cose, imparerete tantissime cose, farete tanti ragionamenti e vi commuoverete. Io sono certa che chiunque ha avuto l'onore, la bellezza, la felicità di fare un pezzo di percorso di vita insieme all'animale in maniera forte, vissuta veramente a 360 gradi, è un po' a non commuoversi qui, soprattutto nella parte finale. Io ho capito che avrei pianto a pagina 6. Pagina 6 mi sono resa conto che Gesù Maria qui mi sarei dilaniata, e infatti alla fine così è stato. Ecco. Posso dire che a gennaio io ho già letto il libro più bello dell'anno? No, però mi sa di sì. Staremo a vedere, ma è difficile secondo me scavalcare questo libro perché emotivamente mi ha riportato a un momento immenso, enorme, della mia vita, ecco. Quindi leggetelo, leggetelo, punto. Leggetelo soprattutto se avete avuto animali, leggetelo se non avete avuto animali, così poi prenderete una fattoria, secondo me, ecco, con la consapevolezza che quando se ne vanno è una perdita atroce, ecco. Poi ci sono altri due libri che io ho letto, però non ne parliamo qui perché su entrambi ho fatto dei video specifici. Il primo è Lasciami andare madre di Helga Schneider e l'altro è Sono stato un numero, Alberto Sed racconta, di Roberto Riccardi. Vi lascio qua sotto in info box i due link che vi mandano ai due video. Quindi, se ve li siete persi o siete interessati, l'argomento di entrambi è la Shoah. Io vi lascio qua sotto il link e andate a vederli, perché sennò ripeterei le stesse cose che ho detto in quei due video. Quindi eccomi qua, credo di aver parlato tantissimo. Spero di avervi incuriosito con queste letture perché sono tutte molto belle, molto particolari. Adesso io aspetto i vostri titoli. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Su Instagram mi trovate con il medesimo nome. Noi ci sentiamo prestissimo e io vi auguro buon proseguimento di giornata e buon inizio di febbraio. Ciao a tutti!